Signora Pescatori, io sono l'avvocato Vincenzo Pelagatti e questo è il mio stimato collega Giovanni Tomasini. Siamo stati incaricati da vostro padre di difendervi nel processo che vi vede incolpata di beneficio. Ne sapete qualcosa? Mi si accusa di aver avvelenato la figlia di uno dei nostri contadini. E lo avete fatto? Ci ameremo per sempre. E l'anno prossimo ci sposeremo. Certo, come no. E inviteremo anche la duchessa. Ora devo andare. Se non riparo l'aratro, tuo padre te la prende con me. Anche se qui siete la padrona, non potete portarmi via Carlo. Non potete avere tutto, noi siamo sposati. E invece sì, noi fuggiremo insieme. E voi sarete abbandonata al vostro destino. Sono ferito in galera per 2 giorni a causa tua. Il podestà mi ha detto che se non ci do un taglio, se continuo a vederti, mi ci risbatte per 1 mese. Non posso continuare a vederti. E non posso lasciare la mia famiglia. Me ne devo andare via il più presto possibile. Sei un vigliacco. Io non posso vivere senza di te. Se mi lasci io vado ad affogarmi. Non avrebbe senso vivere così. Ma cosa dovrei fare? Cosa ci posso fare se sono sposato con Donnina? Dobbiamo sbarazzarci di lei. Non dovrebbe essere difficile. Basta propinarle il veleno giusto e poi saremo finalmente liberi di fare quello che vogliamo. E nel frattempo, tu dovrai stare alla larga da lei e non da me. Ma sei incinta! Lasciatemi in pace, non sono affari vostri. Me l'hai rubata. Dimentichiamo gli antichi dissapori. Sono qui per aiutarti. Tieni, questo ti farà sentire molto meglio. No, no, non lo voglio, è amaro! Allora fai come ti pare. Fatti da mangiare da sola. Tanto lo so che vai in giro a dire che io e Carlo vogliamo avvelenarti. Via!
Signora Pescatore, siete stata voi. L'avete uccisa voi? Ucciso chi?